e andò fino ai suoi cappuccini e forse ha cantato questa festa romana, sicuramente è una strada cantata. Già buia adesso, sì, ci vuole un'ora, sì, per arrivare, e poi si dovevano vedere a Piazza Libertà, perché loro dovevano stare a Piazza Libertà per verificare se, certo, lui, certo, se si sentiva o non si sentiva. Gli mandano incontro un vigile urbano, l'unico, allora, quanti scuole, erano i vigili, no, urbani? Erano due allora, Mangani e Gelmetti, gli mandano su un vigile urbano incontro verso la passeggiata su, e che dice: tu hai svegliato tutto spoglio, c'è, cioè, tutto spoglio in subbuglio, schiamazzi notturno, certo, le cose, multa, gli fece la multa salata anche per allora, lui tutto contento ha pagato questa multa, certo, sull'unghia, perché dimostrava con questo che, certo, sarà riuscito, la sua voce era così potente che dai cappuccini sentivi la Piazza della Libertà, Ma lui quando passeggiava per il corso, perché poi qualche volta si sono anche incontrati con Beniamino Gigli, no? Veniva qualche volta Gigli, no? Non sapeva chi non era Zenobio, tutte le stagioni altro veniva e si metteva al bar lì, al bar al centro del corso, non Efrem, non quello poi diventato Efrem, quello Canasta, era quello Canasta, sulla sinistra vicino a Sabatini, quello che era l'albergo Sabatini, le cose. E adesso è Marta Baccheria, sempre, però era quello allora il bar più... E la mattina magari Gigli stava lì a pian caffè o faceva a parlare con suo mondo, con i cantanti, con i direttori, una commessa. Questi qui portavano, trascinavano Zenobio su e giù per il corso, gli dicevano: tu devi rimanere fermo perché noi diciamo quello che fa Gigli quando passi tu. Quindi lui non guardava Gigli? No, e perché non, c'erano lui non gli amici? Guardava, lui andava dritto, certo, lui andava dritto, e questi qui dicevano: attento, qua ti sta guardando, guarda che ti guarda, attento. Ah sì, mi guarda sto stronzo, quello c'ha con me, sì, c'ha con te, sì, però si aspetta, poi ritorniamo giù, vediamo che fa. Gigli ovviamente non ha mai conosciuto Zenobio, certo, con Colini tantomeno ha mai conosciuto Non ci sono mai Zenobio, incontrati, mai stretti la mano. No, insomma, mai, per carità, non esisteva. E è andato avanti così. Poi so che a un certo punto lui è andato via da Spoleto, ma io già non c'ero più, è andato a Milano, mi pare, mi hanno detto che si era sposato e faceva, c'aveva un chiosco da fioraio con questa che aveva sposato. Però questa passione per il canto non si sa se gli è rimasta poi, se era così. Ma ormai credo che sia rimasto con me, perché era, io ero ragazzino, lui era già un uomo. Ma lui, io ho visto l'epigrafe, non è morto non molto tempo fa, insomma, c'erano delle epigrafe... Sì, non proprio totalmente perso di vista, anche perché Non era l'unico personaggio, perché no, mi dicevi che ci stava, per esempio, lo Svimvero. Chi era lo Svimvero? Grande giocatore, giocatore di boccette, quindi non stecca, boccetta, sempre, la cricca era sempre la stessa, quindi le carogne erano sempre quelle, insomma. Carogne, oggi fanno ridere, la cricca era sempre la stessa. E lo Svimbero era molto bravo a boccette. Ma di mestiere che faceva lo Svimbero? Di mestiere teoricamente faceva il sarto, e pare che fosse un gran sarto, però un vestito fatto da lui ancora si vedeva, no, stava sempre a giocare a biliardo. Non si sa se qualcuno si è mai fatto un vestito. Era elegante, era anche un bell'uomo, c'aveva i baffetti, una specie Clare Gable del luogo, diciamo. Stava sempre dentro il bar. Sempre il bar Johnson? Sì, Johnson, senza la N, ok. E niente, giocava a sordi, come si diceva allora, però i sordi erano pochi, insomma. Era bravo. E lui era quello che insegnava ai giovani? No, no, non quello era Lusindaco. Lusindaco, che già aveva allora 83-84 anni, giocava a stecca, Lusindaco. Non ha mai fatto niente in vita sua, solo giocare a biliardo. Lui ufficialmente aveva un mestiere? Si alzava la mattina, no, non lo so, non si è mai saputo. Mai. Lui la mattina si alzava, piano piano, abitava a Torre dell'Olio, perché aveva sposato una di quelli, c'erano l'edicola sua da Torre dell'Olio. Quella che ancora c'è, quell'edicola lì? Quella l'edicola che ancora c'è, non mi ricordo come si chiamavano, però erano insomma una famiglia... E lui non ha mai lavorato in vita sua.
si alzava la mattina e andava a giocare a biliardo. E usciva dal caffè la sera, andava a casa, basta, tutta la sua vita era quella, giocava a stecca e vinceva sempre. E vinceva sempre lui, che era, gli tremava la mano, però per la Madonna, e a noi ragazzi insegnava a tutti lui, e dovevamo pagare biliardo e caffè. Però succedeva delle volte che l'allievo superò. L'allievo, c'era un giorno in cui l'allievo vinceva la partita. Azz. Perché se era un allievo bravo, e ce n'erano dei giovani, compreso me, che ero molto bravo a stecca, ero diventato molto bravo a stecca, seguendo le indicazioni. Vinsi, un giorno vinsi e io dice: adesso il caffè lo fai tu, questo mi corse dietro per tutto il biliardo con la stecca, ma non aveva la stecca in testa, lui c'era la stecca personale, e è casino. E nel suo libro lì del bar ci aveva segnati, non so, 3.000 caffè, 4.000 caffè, poi e ne doveva scala 1.